oggi nel sistema contemporaneo avvenire questa coniugazione tra le stelle e la musica? Come avete fatto? Ma abbiamo fatto innanzitutto individuando la necessità di realizzare e di presentare una forma di fruizione diversa della musica. Noi siamo quattro produttori, dei producer alla D e non la T di The Beatles, perché vuol dire che gioca con questo termine in qualità di de produttori, che solitamente si confrontano con la forma canzone e che però hanno voluto insieme dare vita a un'esperienza che scardinasse un po' le regole, le strutture e le architetture anche un po' primitive della forma canzone, per spaziare, non a caso, in qualcosa di diverso, inserendo al posto della melodia e dell'elemento poetico, lirico, il dato scientifico. Realizzando questa cosa prima per necessità e poi osservando quello che avevamo creato, ci siamo resi conto di aver semplicemente presentato la musica in una forma diversa, inconsueta, fruibile a diversi livelli. Da un lato una musica spaziosa, dilatata, avvolgente, che comunque induce uno stato quasi di rilassamento, dall'altro una narrazione per cui mentre sei assorto e in contemplazione sonora magari rischi anche di imparare come nascono le stelle o tutta un'altra serie di cose molto, molto affascinanti e molto emozionanti che noi abbiamo voluto, anche grazie al nostro frontman narratore Fabio Peri, questo astrofisico, tentare di semplificare con anche dei piccoli giochi di metafora che riconducono quelle grosse dimensioni in uno spazio quotidiano. Questo personaggio quasi un marziano, sai che sto parlando di Fabio Peri, com'è che l'hai conosciuto? Ma è nata casualmente, poi relativamente le casualità sono casuali, appunto. Eravamo in questo luogo fisico, perché una delle cose che abbiamo scelto subito è di mettere insieme quattro teste, quattro anime in un posto fisico, in un mondo anche di molto virtuale, in cui ci si spedisce i file e ci si sente attraverso il computer. Abbiamo scelto di andare a dormire e mangiare nello stesso posto e suonare nello stesso posto, un po' come si faceva quando eravamo agli inizi, sostanzialmente. In questo nostro brainstorming musicale in cui abbiamo suonato, cercavamo appunto l'elemento testuale che doveva essere, avevamo scelto come essere la scienza, come diceva appunto prima Max, ma lo affrontavamo in maniera abbastanza virtuale, anche lì cercavamo su internet delle cose, leggevamo dei libri. Non c'era un contatto diretto con qualcuno che avesse esperienza della materia. Una mattina, casualmente, sono passato in motorino davanti al Planetario di Milano, che già come luogo è un ossimoro, è un posto che non serve a niente nella città della produttività, della concretezza. Mi è sembrato già molto poetico questo. Sono entrato immediatamente e dentro ho trovato un ragazzo, tra virgolette, come noi, appassionato del suo lavoro, che stava manipolando questo splendido pannello degli anni 30 su cui c'era scritto alba, tramonto, processione degli equinozi, movimento delle stelle. Io mi aspettavo un professore paludato che mi facesse fare anticamera, invece lui: ciao, sono Fabio, sono un astrofisico, sono il direttore del planetario. Gli ho spiegato la nostra esperienza e subito lui ha aderito entusiasticamente. Certo, ma volentieri, perché poi la musica e la scienza sono sempre state, l'astrofisica, sono sempre state molto legati. Io poi sono diplomato in pianoforte. Insomma, dopo avermi raccontato chi era e un paio di piccoli misteri dell'universo in maniera fruibilissima, rodariana, io ho immediatamente chiamato i miei sodali dicendo: ragazzi, abbiamo trovato chi ci scrive i testi. Sono arrivati Max, Gianni Maroccolo e Riccardo Sinigallia, che sono gli altri due dei producers, e anche loro affascinati da questo personaggio. Riccardo, col suo anche un po' disincanto romano, subito ha detto: ma quale scrivere i testi? Questo è il nostro frontman. E da quel momento abbiamo scelto che lui fosse il veicolo che dovesse comunicare questo nostro, la parte testuale del nostro progetto. È una storia veramente da fantascienza, dicevamo. Ma allora, se è davvero da fantascienza, vuol dire che c'è un futuro diverso per la musica di questi prossimi anni, cioè la musica forse può sensibilizzare anche la cultura dei giovani, ancora una volta come qualche decennio fa, secondo te? Ma di sicuro la musica, se vuole tornare a giocare un ruolo centrale nella vita delle persone, deve essere reinventata non solo nelle tecniche, nelle tecnologie, nella pura estetica, ma anche nel suo senso profondo. Spezzare determinate liturgie, scompaginare un po' gli schemi, che è quello che i producer hanno fatto in uno dei tanti modi possibili, è sicuramente un obiettivo che i musicisti debbano
debbano porsi. E allora il prossimo progetto di The Producer, velocemente, quale sarà? Sempre abbinando la scienza e la musica, abbiamo scelto di passare dall'infinitamente grande a qualcosa di veramente piccolo, concreto e quotidiano, cioè le piante, la botanica. Probabilmente si chiamerà botanica e lo faremo tutto acustico per poterlo suonare nei giardini botanici. Continua il nostro viaggio nei pianeti e nello spazio. Grazie.